devo farti complimenti perché sei, e questa cosa molto rara per un conduttore italiano, se non unica, casomai qualche donna lo fa, parli inglese, sei in grado di interloquire, di conversare, cosa che i nostri conduttori, ma tutti ragazzi, avete presente quando capita Fazio, Bonolis, a questi qua, Pippo Baudo, figuriamoci, che debbano dire due parole di inglese, veramente ridicolo, mentre la, per esempio la Carlucci, molto bene, e lei è un'altra praticamente bilingue, e quindi anche quello, complimenti, come mai parli inglese così bene? Era l'unica cosa che sapevo fare a scuola, era l'unica materia dove andavo bene perché mi piaceva la musica, ai tempi soprattutto mi piaceva il rap, che quindi è un genere musicale pieno di parole e di modi di dire e di frasi anche gergali che ti aiutano proprio nell'eloquio. Io ero molto curioso, mi andavo a cercare sul dizionario le traduzioni, mi traducevo tutti i testi e mi rimanevano incollati nel cervello. Ma infatti so parlare l'inglese, ma probabilmente non so neanche scriverlo, non ho idea di... Quindi non sei andato, non hai passato anni, estati, inverni a... No. Canterbury, che ne so... No, andavo a Cogoleto. Ho imparato un po' di... E quindi hai imparato l'inglese così, che adesso immagino che ti sia tornato molto utile anche questo. Sì, no, guarda, tornando al discorso di prima, ancora prima del talento, credo che la cosa che mi abbia seriamente fatto passare il preomino iniziale... ci chiedevano di intervistare, siccome poi avremmo dovuto intervistare cantanti, artisti italiani, internazionali, di fare una finta intervista improvvisata sul momento a un italiano e a uno straniero, e io ero stato l'unico che era riuscito a farla, quindi credo che l'inglese sia stata la cosa che mi ha permesso di iniziare a fare questo lavoro, più di tutto. Ma di sicuro, anche perché ragazzi che siete qua, studiate sto benedetto inglese. La matematica no, no, ma l'inglese sì. Sì. Possiamo, non esageriamo, altre lingue, probabilmente sapete che adesso si dice molto utile il cinese, molto utile l'arabo. Beh, senz'altro, in generale sono però se già sapeste parlare l'inglese come questo ragazzo qua, vedreste che le cose cambiano, perché fa la differenza, sentite lui e sentite un altro qualunque, ripeto, di conduttori anche più grandi di età, è tutta un'altra cosa. Tu programmi musica, quindi hai cominciato con Viva, ma anche hai cominciato comunque all'inizio, hai fatto anche televisione per i ragazzi, Ziggy. Mamma mia. E questo è un tratto che, mentre l'inglese ti differenzia dai tuoi colleghi conduttori più age, invece la TV dei ragazzi, come al debutto, comunque nei primi anni, quello uniforme deve essere una grande palestra, perché per esempio appunto Frizzi, Fazio, Bonolis, tutti quanti hanno cominciato dalla TV dei ragazzi. Dai, raccontaci qualcosa della TV dei ragazzi per i più giovani. Io la odiavo. Davvero? Ma perché sei Erode? Forse. No. Come venissi da bambino? Stavo male, nel senso era... un programma fatto di persone meravigliose, persone meravigliose con le quali andavo d'accordo nel momento in cui però ci dicevano ok, iniziamo a girare, ne arriva la morte del cuore, perché era un ragazzo di Tortona che ascoltava la musica rap con i suoi amici a Tortona nel weekend a quel punto, e poi lunedì mi trovavo a parlare con un drago di gomma piuma blu, vestito come un cretino con gli occhiali in testa, e la soffrivo terribilmente questa cosa e mi vergognavo tantissimo. E tanto che il programma, devo dire, per i ragazzi era molto molto bello. Era molto bello, ci sono ragazzi che ormai sono grandi che si ricordavano ancora di quella cosa, ed era molto bello, però durò poco, lo chiusero, nonostante andasse benino. E mi ricordo che quando ci comunicarono la chiusura di quel programma io ero l'unico col sorriso. Cioè tutti, no, e io ero felice perché la vivevo proprio come una violenza su. Neanche quella non era la tua tazza di tè. E no. La radio